Nel giorno della Festa Nazionale Italiana è un piacere per me rivolgermi alla comunità italiana e agli amici belgi per celebrare insieme la Festa della Repubblica nonostante le condizioni particolari a cui l'emergenza sanitaria ci, ci costringe. In effetti le esigenze di contrasto al covid 19 ci hanno impedito quest'anno di organizzare il ricevimento tradizionale eh, presso l'Ambasciata d'Italia. Ogni anno a Palazzo Avenue Le Grand più di 400 invitati si sono riuniti per festeggiare i valori della Repubblica Italiana a cui la storia italiana si è ispirata dal Secondo dopoguerra ad oggi, quindi la comunità, i rappresentanti delle associazioni, gli studenti, i professori, gli stagisti si sono riuniti in un ricevimento molto inclusivo accanto ai rappresentanti della famiglia reale, del governo federale e dei governi regionali. Insieme ai rappresentanti delle istituzioni europee per festeggiare la Festa della Repubblica. E cosa festeggiamo oggi? Il 2 giugno 1946. Il popolo italiano fu chiamato attraverso un referendum istituzionale ad esprimere la propria volontà nella scelta della forma di Stato da dare all'Italia e la maggioranza optò per la Repubblica. A me di solito piace eh, ricordare essenzialmente due aspetti: il primo è che le donne furono chiamate a, esprimere per la prima volta il loro, eh, a esercitare per la prima volta il loro diritto di voto e da allora di progressi ne abbiamo fatti, basterebbe pensare che sono qui io a parlarvi, sono il primo ambasciatore donna italiana in Belgio, anzi come preferisco essere chiamata ambasciatrice e sono pertanto naturalmente sensibile alle problematiche di genere. Dicevo, passi in avanti ne sono stati fatti in Italia e in tutta l'Europa, le donne partecipano alla gestione della res pubblica. E eh, occupano posizioni apicali in tutti i settori. Abbiamo risolto tutto? No, la strada è ancora. In salita, eh, e questo spiega perché in questo momento mi piace ricordare che la partecipazione delle donne è un fattore di eh, sviluppo che iniziò il 2 giugno 1946. L'altro aspetto essenziale è che i padri dell'Assemblea eh, dell Costituente eh, riuscirono in un'opera difficilissima, dando vita alla Costituzione italiana che è stata un esempio per tanti anni. In Europa, anche se forse oggi va riformata in alcuni suoi aspetti per essere più aderente ai tempi cambiati. La Costituzione italiana è stata una sintesi mirabile dei valori e degli ideali delle famiglie politiche che hanno combattuto contro il fascismo, famiglie politiche molto diverse, basti pensare alle visioni del comunismo e a quelle dei cristiano-democratici. Ed è questo l'esempio i padri costituenti che oggi dovremmo seguire, credo, soprattutto in Europa, dove più che i compromessi al ribasso, al minimo comune denominatore, dovremmo riuscire ad avere una sintesi. Del, delle esigenze, delle sensibilità politiche presenti in Europa. E mi sembra che siamo sulla buona strada, l'ultima proposta della Commissione mi fa pensare sui fondi di ricostruzione, mi fa pensare che le istituzioni europee siano perfettamente consapevoli del, delle sfide che ci sono oggi e quindi come si è detto tante volte non si tratta di trasferimenti dai paesi più forti ai paesi più deboli, si tratta soprattutto di comprendere che oggi va ritrovato uno spirito di coesione per evitare che la terribile emergenza sanitaria e economica nella quale ci troviamo porti a delle divergenze economiche tali da non poter essere più ricomposte nella zona euro o che il mercato unico sia sottoposto a tali tensioni da diventare, da essere frammentato. Insomma, è venuto il momento, e ripeto, le istituzioni europee stanno dimostrando perfetta consapevolezza di identificare un bene comune europeo nel lungo periodo e che prevalga sugli interessi particolaristici. Italia e Belgio Uh, paesi fondatori hanno avuto la stessa vocazione esistenziale verso il progetto di integrazione europea, l'Italia distrutta dalla guerra, che aveva vissuto l'oscura parentesi del fascismo, ha visto nell'ancoraggio in Europa uno strumento di redificazione materiale e morale del paese e il Belgio anche campo di battaglia per anni e anni, nelle lotte fratricide europee, ha potuto vedere nella cooperazione sempre più stretta dei popoli d'Europa eh, un obiettivo vicino al suo interesse nazionale e in questo giorno speciale vorrei ricordare SPAC e De Gasperi che furono gli artefici di un'azione comune che è ancora un esempio per le diplomazie dei due paesi. Italia e Belgio hanno una partnership che affonda le sue radici nella storia, basti pensare ai legami anche di parentela che legano la famiglia reale all'Italia. E vorrei ricordare oggi, oltre alle sintonie che abbiamo in Europa, anche quel, eh, quell'identica inclinazione verso il dialogo che è nei geni dei due popoli e che fa sì che Italia e Belgio sulla scena internazionale, in ambito ONU o NATO, abbiano tante volte degli approcci eh, similari. Del resto, accanto al, all'intescambio che nel 2019 era di 33 miliardi di euro, accanto tanto alla diffusione del Made in Italy che è particolarmente amato in Belgio, alle cooperazioni settoriali nel farmaceutico, nello spazio, nell'economia circolare, in tanti altri settori, è la presenza di una comunità storica italiana che affratella i due popoli, più di 300.000 italiani registrati al consolato, la storia degli italiani in Belgio. È da una parte la prova dell'apertura della società belga, dall'altra è una storia con fasi anche dolorose come la tragedia di Marsinel sicuramente dimostra. Ma è una storia di successo, è la storia di uno spirito di sacrificio eccezionale degli italiani, di uno spirito di resistenza di fronte. Uh, soprattutto nei momenti di crisi, nei momenti più difficili. Vorrei quindi concludere con un auspicio che l'Italia, il Belgio e l'Europa tutta, così duramente colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica, possano ritrovare quel senso di appartenenza in un progetto comune che è alla base di ogni positivo sviluppo storico, come la rinascita che si è avuta nel dopoguerra, ancora ci ricorda. Grazie.